Ciao ragazze, sono tornata con un altro video. Questo sarà un video per recensirvi i prodotti che mi sono stati inviati da un'azienda, la Natura Varen, per farvi vedere la manicure del mese e per mostrarvi due prodottini che ho acquistato stamattina da Idea Bellezza con mia somma gioia. Allora, iniziamo subito con recensirvi i prodotti. La Natura Varen è un'azienda tedesca che tratta cosmetici naturali. In Germania è la seconda azienda di cosmesi più venduta dopo la L'Oreal e diciamo il top della linea di questa azienda è la linea d'oliva fatta con puro olio d'oliva spremuto a freddo. Questo me lo sono dovuto segnare assolutamente perché è proprio una tecnica che loro utilizzano per realizzare questi prodotti e c'è proprio una linea d'oliva. E io in questo caso, di questa linea qua, mi hanno inviato la crema viso e il contorno occhi che ho regalato a mia madre perché ovviamente io le rughe non ce le ho, però l'ho regalato a lei. Quindi spremuto a freddo, ho fatto il fogliettello perché non vi volevo dire bagianate. Allora, prima di iniziare volevo farvi vedere il prodotto che sicuramente metterò in palio nel prossimo giveaway ed è questo qui. Hot in Balance Mineral, spero che si pronunci così. Sono andata a vedere su internet perché è tutto scritto in tedesco ed è una crema viso per pelli miste e grasse. Si presenta così. Non l'ho proprio provato, ragazze, né niente, perché mi sono informata prima per vedere che cos'era. Poi quando ho visto che era una cosa che comunque a me non serviva perché ho la pelle secca, ho pensato subito a voi per il prossimo giveaway, insomma ve lo regalo. E allora, l'erogatore è a pompetta, quindi molto, molto comodo, ed è 50 ml di prodotto per una scadenza di 12 mesi. Questi sono gli ingredienti. Sono, vi ripeto, cosmetici naturali. Emana un buon odore, devo dire. Ovviamente non ve lo premo perché è vostro. Quindi questo non l'ho potuto provare. Poi, cosa ho provato? Mia madre ha detto che questo contorno occhi gli è piaciuto, infatti non so se si può vedere, ma l'ha usato fino a qui. Gli è piaciuto, ha un effetto lifting molto idratante e si è trovata molto bene. Nella recensione, insomma, non è nelle recensioni, ho buttato lo scatolo, comunque c'è il modo d'uso. E questa qui è la linea d'oliva, che la potete trovare anche nelle farmacie. Infatti mia mamma l'ha trovata, l'ha vista in farmacia, è venuta tutta stasera a casa, non lo sai, ho visto tutti i prodotti che ti hanno mandato in una farmacia, quindi è una marca buona, ho fatto mamma, questa azienda qua è un'azienda che tratta cosmetici e medicine, infatti mi hanno mandato anche dei prodotti farmaceutici, poi ve li farò vedere. E quindi questo prodotto qua mia mamma si è trovata bene. Ora vi parlo della mia opinione personale sulla crema che mi hanno mandato per il viso, sempre della linea Oliva Hydrocare, e questa è una crema per idratare in profondità la pelle del viso. E io questa crema qua la trovo favolosa perché l'ho provata quando sono andata a mare e vi ricordate nell'ultimo video ho detto che mi tirava la pelle, avevo messo una crema ma mi si scioglieva in faccia per il caldo eccetera eccetera. Allora, mi sono ricordato di avere questo prodotto qua e non l'avevo ancora utilizzato, ho detto proviamolo dato che mi occorre una crema decente, vediamo questa come si comporta. E devo dire la verità, sono rimasta estasiata. Innanzitutto idrata tantissimo la pelle, si assorbe subito in maniera istantanea e lascia la pelle vellutata e morbida, proprio rigenerato. Ho trovato veramente la pelle radiosa e la trovo un ottimo prodotto. Diciamo, ha un odore buonissimo, devo dire la verità. È un po' purtroppo il prodotto non eccola qua. Ha un odore davvero buono. Ora leggiamo un po' vicino alla confezione per farvi vedere l'inci.
Allora, ha una scadenza di 6 mesi ed è 50 ml di prodotto. Allora, innanzitutto questa azienda mi ha fatto rimanere senza parole perché mi ha mandato veri e propri prodotti, non mi ha mandato i campioncini come l'Alchimia Natura. L'Alchimia Natura però è stata più cordiale e gentile nei miei riguardi che questa azienda qua, devo essere sincera. Ringrazio ovviamente sempre l'azienda per avermi mandato a provare questi prodotti. E volevo leggermi, insomma, volevo farvi vedere gli ingredienti. Se me li metti a fuoco. Eccoli qua. Poi in ogni caso fate il fermo immagine, insomma, e ve li vedete. Ed è ricca di vitamine. Allora, ora vi leggo la recensione del prodotto perché avendo lo scatolo, questa qua c'è ancora. Allora, grazie ad uno speciale complesso di vitamine e sostanze idratanti a base di urea d'oliva, Hydrocare garantisce un'idratazione profonda per ben 24 ore, ed è vero. La pelle appare visibilmente più liscia, ed è vero. E vabbè, il modo d'uso, dermatologicamente testata. Devo dire la verità, questa crema mi è piaciuta davvero tanto, anche perché con questo caldo, perché veramente in questi giorni si schiatta a Salerno, è una cosa impossibile. Non mi si è sciolta sul viso, non mi ha procurato tipo quel caldo come se la pelle fosse ostruita da qualcosa. È molto molto leggera come crema, ma fa il suo lavoro divinamente. Quindi io se ve la consiglio, se vi interessa, e la promuovo a pieni voti, davvero, davvero ottima. Poi mi ha mandato questi altri prodotti farmaceutici però, ed è questa crema effetto termico e lenisce il dolore muscolare e è indicata insomma nelle zone indolenzite, articolari e muscolari. Devo dire la verità però che io l'ho provata perché mi si era incriccata la gamba, infatti è spremuta come potete vedere, mi si era incriccata la gamba. Insomma, prima di andare a dormire, ho messo questo prodotto qua. Ho detto vabbè, proviamo questo prodotto del dottor Teis, che poi sarebbe il proprietario, insomma, il dirigente di questa azienda qua. Se andate sul loro sito, c'è proprio una scheda che riguarda il dottor Teis. Praticamente ho messo questa crema sulla zona, oddio, stanno venendo i muratori. Vabbè, non mi vedono. Ho messo insomma questa crema nella zona dove mi faceva male. Sono andata a dormire il giorno dopo, devo dire la verità, mi è passato il dolore, ovviamente non del tutto, però mi è passato, cioè si è attenuato. Allora, vi faccio vedere gli ingredienti, se a qualcuno può interessare. Questa qui. Ed è 10 ml di prodotto. Poi l'ultimo prodotto che ovviamente non ho utilizzato perché comunque fa caldo e il raffreddore non mi è venuto è il balsamo al timo, che è un fluidificante delle vie respiratorie, balsamico e calmante della tosse. Cioè per il raffreddore va bene per quando insomma abbiamo il naso ostruito e quando si ha la tosse è bene respirare, insomma, queste cose balsamiche. Si presenta così. Cioè, è vero e proprio full size, come potete vedere. Ed è, vabbè, per uso esterno. Ed è, contenuto 50 ml di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi. Su questo prodotto qua non vi so dire niente, a parte che ha un odore abbastanza forte. Cioè, io con tutto il bene di questo mondo, ma mi vorrei tenere la tosse. Poi vi farò sapere quest'inverno se lo proverò. Niente ragazze, allora questi sono i prodotti che mi ha inviato Natura Varen, ringrazio l'azienda per la disponibilità, non per la gentilezza perché non mi è piaciuta insomma la risposta che mi hanno
mi hanno dato, cioè, sono stati un pochino sgarbati. E vi faccio vedere, insomma, quello che vi faccio vedere la manicure del mese. L'avrete già vista comunque per quanto riguarda quando vi ho fatto vedere i prodotti. Questa qui è la manicure del mese, glitterata con questi pois colorati. Ho fatto una cosa molto semplice questo mese qua, perché la mia estetista ha detto che se devo andare a fare il ritocco, perché il 24 agosto dovrei partire, se devo fare il ritocco, ha detto, ecco, come potete vedere, si vede, vedete questo coso che si muove nel video? Sono i muratori con il loro carrettiello che salgono, ecco, mi hanno abbandonato, meno male. E praticamente ha detto che se volevo andare a fare un ritocco dovevo farmi una cosa di semplice, perché altrimenti non poteva farmelo. Io spero che le unghie non mi si spezzano prima di tutto, perché già questa qui me l'ha dovuta attaccare con la colla perché era rotta. Quest'unghia qui non mi si spezzano prima di tutto e non mi crescono, perché veramente in estate tengo tipo le zappe e sono insostenibili, specialmente al mare, oppure in generale sono insostenibili le unghie troppo troppo lunghe, vi dico la sincera verità. Ma passiamo ai due acquistini che ho fatto oggi da Idea Bellezza. E devo dire la verità, mi ha stupito vedere Astra all'interno, insomma, di questa catena, perché non l'avevo mai vista. E ancora di più sono rimasta troppo contenta di aver trovato uno di questi ombrettini qui della Astra, ed è il Soul Color Waterproof, questo qui, che ho anche sugli occhi, sfumato nella piega, ho messo un po' di marrone per dare più intensità allo sguardo. Se no era un po' troppo semplice come trucco ed è un colore bellissimo. Allora, è un rosa con delle pearlescenze dorate. E devo dire la verità, mi piace tanto, anche perché il rosa sugli occhi non è un colore che amo. Però mi piace molto l'effetto che dà. Ora vi faccio semmai uno zoom per farvi vedere il trucco. E ha dei riflessi davvero belli. Vorrei prenderne un pochetto per farvi vedere i riflessi. Io purtroppo con questi prodotti in crema sono un poco impossibilitata, perché ho queste unghie che giustamente quando vado a mettere il dito mi va tutto nell'unghia e è un peccato, si spreca solo prodotto, sinceramente. Quindi devo stare abbastanza attenta. Non si vede niente. Comunque è un rosa con dei brillantini dorati. Molto molto bello e molto scrivente. E secondo me è anche molto resistente, perché ho visto che la consistenza più o meno è come quella dei Lipsy All Day della Essence, più o meno. L'unica cosa che non mi piace è che io, per esempio, questo prodottino qua l'ho pagato 3 euro ed è proprio miserabile. Non dice neanche quanti grammi è. Gli ingredienti stanno qua. Allora, ha una scadenza di 6 mesi, made in Italy. E questi sono i grammi, non si pronuncia proprio per quanto riguarda i grammi. E qua sta l'inci, che purtroppo non mi mette a fuoco perché, come potete vedere, è minuscolo. È davvero poco, come vi faccio vedere, confronto alla mia mano quanto è piccolo. È minuscolo e questo qua l'ho pagato 3 euro. Confronto allo Stay All Day Essence, che comunque sì, costa 3,29 euro, ma c'è tanto prodotto. Infatti ve lo vorrei prendere per farvi vedere il paragone. Eccomi qua. Allora, questo è lo Stay All Day Essence, che sono 5,5 grammi, e questo è l'ombretto in crema dell'Astra. C'è proprio un abisso. Vedete quanto è piccolino? Ma pure come prodotto
c'è proprio un abisso. E lo fanno pagare 3 euro. Allora, sono stata fortunata perché ho trovato, era rimasto questo colore qui che è molto bello, devo dire la verità. E un bianco che non mi piaceva, era un bianco perlato. Quello lì azzurro che mi piaceva tantissimo, era già finito, quindi ho preso al volo e l'ho preso a volo e niente, ho preso questo qui rosa che non ha né numero né niente. È l'unico rosa comunque, credo. Poi ho comprato questo Far Duo dell'Astra ed è il numero 2, sono 10 grammi di prodotto. Sono 10 grammi di prodotto e questo pure l'ho pagato un 3 euro. L'ho utilizzato anche per il trucco, è molto carino. Infatti è proprio il colore della mia pelle, dà un tocco luminoso, insomma. La mia pelle abbronzata. Vi faccio vedere. Faccio due swatch per farvi vedere come sono. Questo qua che vedete è tipo arancione, molto molto glitterato, poi sono da sfumare, anche questo qui marrone va sfumato. Infatti se lo applicate proprio col pennello scompare totalmente, cioè non è che scompare, si sfuma e si uniforma perfettamente con l'incarnato che avete. Ovviamente ci sono varie tonalità, io ho scelto questa qui che è un pochettino più scura perché comunque sono abbronzata, però per chi è meno abbronzata di me può scegliere tranquillamente un'altra colorazione. Oh, non fate caso se sono un po' rossa qui perché ho fatto i baffi poco prima di girare il video, quindi se, non vorrei che si vede la striscia, anche un po' olio, ci ho messo un po' l'olio, quindi allora vi volevo far vedere il trucco e sperare che il no, risulta bianco purtroppo. Vedete questo rosino? Questo tiene riflessi, questo rosino, rosa pesca salmone con dei riflessi oro e purtroppo non si vede nulla. Sto coprendo con la tenda. Questo insomma è il trucco di oggi. Il colore è proprio questo che vedete di quest'occhio qua, con questi riflessi oro, invece di bianchi sono oro. E il rosa è proprio questo che vedete. Nella piega ho sfumato un ombretto marrone dalla palette Bohème di Make Up Forever. Le sopracciglia ho lasciate molto semplici perché sinceramente questo caldo non mi andava di disegnarle, vi dico la sincera verità. Un po' di mascara, ho messo il Pupa Vampo. All'interno dell'occhio ho mescolato sia la matita marrone che quella bianca per creare un effetto color carne, un po' di matita dorata sotto, e insomma il blush che vi ho fatto vedere, il fard che vi ho fatto vedere poco fa, e il rossettino, quello della New York Color, che ho messo anche nei preferiti del mese, se non sbaglio, nei promossi, non mi ricordo. E niente ragazze. Niente ragazze, questo è quanto. Comunque sono troppo contenta perché mia cugina mi ha spedito il pacco dei prodotti della Fiseam Formula, mi dovrebbe arrivare fra 2 settimane. Tra 2 settimane, settimane signori, io essere russa. Comunque mi dovrebbe arrivare fra 2 settimane, sono troppo contenta, la risponderò stasera perché lei mi ha risposto tipo alle 2:30 la notte, quindi perché là è giorno qua, insomma la devo rispondere stasera perché non mi va di svegliarla, e quindi sono troppo contenta, non vedo l'ora che arriva questo pacco. Io quando farò cioè quando farò la haul di quei prodotti io impazzirò, già lo so. E niente ragazze, io vi mando un forte bacio, spero che la manicure del mese vi piace, spero che i prodotti della Natura Varen li avete trovati interessanti. Io vi consiglio la crema, ma proprio con tutta me stessa, non fate caso, le zanzare, le stronze. Cioè, tengo tutte bolle qua, ma non perché se qualcosa, ma proprio perché le zanzare si divertono vicino al mio collo. Comunque, spero insomma che questi prodotti vi siano piaciuti e spero soprattutto che riuscite a trovare
questi ombrettini dell'Astra. Sono un po' caretti, però devo dire la verità, il prodotto è buono. Me ne sono accorta anche per quando l'ho steso. Mi è piaciuto e secondo me avrà un'ottima resa, tipo lo Stay All Day Essence. Vi farò sapere, insomma, la resa di questo prodotto qua, però devo essere sincera, mi è piaciuto. Infatti, quando farò il rifornimento, ne andrò a prendere quello lì azzurro perché mi è rimasto qui. E io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!